Oggi vi faccio vedere come aggiungere un'email di iCloud sul vostro dispositivo Android. Da un po' di tempo gli account email di iCloud non sono più compatibili con Android. È un dato di fatto, sostanzialmente è circa un anno che c'è questo problema ed è un problema dovuto proprio alla sicurezza di Apple. L'azienda di Cupertino, per aumentare la sicurezza dei propri account, richiede per forza che creiate una password specifica per quella determinata applicazione. In questo video vi farò vedere proprio come si fa e lo si fa tramite un browser. Può essere un browser web di un computer oppure quello di un cellulare. Ma prima di creare una password specifica dell'applicazione per email che andrete ad utilizzare in un dispositivo Android, dovete attivare l'autenticazione a due fattori di iCloud. Se non sapete come si fa, nella descrizione del video inserirò un link ad una videoguida che ho fatto tempo fa, nella quale vi spiegavo proprio come attivare questa autenticazione a due fattori. Dopo aver effettuato questa operazione dovrete andare su iCloud.com ed effettuare il login del vostro account per poi entrare nella pagina relativa al vostro profilo. In questa pagina vedrete tutte le informazioni relative al vostro profilo. Scorrendo in basso è presente la sezione sicurezza e in questa sezione è presente proprio la voce con la quale potrete generare la password specifica per quell'applicazione. Ed è proprio questa la password che vi interessa. Una volta creata la password non vi resta che salvarla e avviare l'applicazione per email sul vostro dispositivo Android inserendo la vostra email di iCloud, seguita non dalla vostra password generale ma dalla password che avete appena generato. Vedrete che da ora in poi il servizio di email di Apple funzionerà anche sul vostro dispositivo Android. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.